un oratorio che è diventato una splendida casa museale. L'oratorio dei Santi Laurentino e Pergentino in via Cavour ad Arezzo sta ospitando questa, credo, bellissima mostra dedicata al cinquecentenario dalla nascita di Eleonora da Toledo, moglie di Cosimo I de' Medici, che con la sua figura ha influenzato moltissimo i costumi e la cultura, ma anche la politica degli anni a metà del XVI secolo. Questa mostra è organizzata dalla Fraternità dei Laici e curata dalla dottoressa Nicoletta Baldini, è dedicata proprio a questa donna che con il marito tra gli anni 1539 e 1544 venne a visitare la città di Arezzo e ha anche soggiornato al Palazzo dei Priori, l'attuale sede del comune aretino, ed è divisa fondamentalmente in due parti. La prima che narra appunto della venuta ad Arezzo di Eleonora da Toledo e la seconda che è dedicata a un'ulteriore visita fatta dai coniugi al santuario della Verna, poiché la duchessa aveva chiesto una grazia, aveva fatto un voto per avere un figlio maschio e lo avrebbe chiamato Francesco, cosa che effettivamente avvenne. Quindi quella seconda parte è dedicata tutto alle opere che provengono dalla Verna. Tutte le altre opere sono dei prestiti provenienti da enti pubblici o da collezioni private, e noi ringraziamo per la loro disponibilità, oltre che altre opere come il quadro di Giorgio Vasari che provengono proprio dal Museo della Fraternità dei Laici. Ci sono anche due opere molto molto belle, ci sono dei gioielli, degli anelli, una collana che sono stati realizzati dai ragazzi dell'Istituto Orafo del Margaritone, e in più un costume che riproduce fedelmente il vestito di Eleonora e che sarà realizzata da una bravissima artigiana fiorentina.